c'è una barretta rossa con scritto live. Ok, fantastico, siamo in diretta. Aspetti che entrano un po' di persone. Ti dovrebbe dire chi entra. Ok. E di fianco oltre i nomi vedi se qualcuno ha scritto. Allora, eccoci. Prendo un po' di luci. No, mi servono le luci. Perché altrimenti non si vede bene. Tre stanno guardando. Dove lo vedi? Di fianco all'occhio. Ah, se clicchi lì, oh, se wow. Clicchi lì ti dice anche. Ciao a tutti! Mi sentite? Mi date, datemi un feedback così so se mi sentite o no. C'è impostazione dei commenti. No, moderazione non impostata, quindi loro mi possono scrivere quello che vogliono. Noi siamo a 4. Ok. Secondo me si vede pixel. Ok, ancora un minutino e iniziamo. Se c'è qualcosa che non va, scrivetemi. Se lo vedi. Tipo, se non mi sentite. Non sono abituata a parlare forte, quindi cercherò di ricordarmi per tutta la lezione di parlare con un tono un pochettino più alto. Eccoci! Abbiamo scritto? Che sì. Si sente? Allora, bene, e siamo alle 18. Sì, si sente. Grazie Maria, ciao Stefano, ciao a tutti. Ok, va bene, allora iniziamo. Siamo in 5, io 6, qui abbiamo un settimo che pratica che voi non vedete, ovviamente. Ok, allora, ci sediamo sul tappetino, fate in modo di essere comodi. Potete eventualmente prendere anche un blocco e sedervici su. Hai il suo blocco? Benissimo. Quindi, mani sulle ginocchia, chiudiamo un attimo gli occhi. Ascoltiamo il nostro respiro. E seguiamo il percorso che il respiro fa nel nostro corpo. Utilizziamo questo momento di centratura per distaccarci da tutto il resto, dai rumori che possiamo sentire nella stanza, dai vari pensieri che possono arrivare, noi li lasciamo andare. E pian pianino possiamo accorgerci che il nostro respiro si sta un po' allungando, si sta calmando. La nostra schiena è dritta. Ma con ogni espirazione cerchiamo comunque di rilassare tutti i muscoli del nostro corpo.
Possiamo portare le mani al petto in Anjali Mudra, il mudra della preghiera. Incliniamo leggermente il mento verso le mani e ci prepariamo per un Om per aprire la pratica di oggi. Inspiro. Possiamo riportare le mani alle ginocchia, magari questa volta col palmo verso l'alto. Rimaniamo ancora un po' qua. Ascoltiamo il vuoto che ha creato l'om. E poi pian pianino possiamo riaprire gli occhi. Ok. Allora, la lezione di oggi sarà tranquilla. Mi raccomando, visto che siete a casa e non ho la possibilità di vedere come sono i vostri allineamenti, se la posizione si sta forzando, se c'è dell'affaticamento. Shavasana, quindi con due sono le posizioni che ci permettono di riposarci se abbiamo bisogno di riposarci, ok? Quindi ascoltate molto bene il vostro corpo. Sempre da seduti, se avete il blocco, vi invito a toglierlo perché può essere più comodo essere con il sederino ben piantato per terra. Da qui andiamo a sciogliere la schiena. Quindi facciamo il movimento di gatto mucca che di solito si fa prevalentemente in quadrupedia e lo andiamo a fare da seduti. Questo vuol dire che da questa posizione, quando inspiro, vado in avanti, quindi il mio petto si apre, la schiena ben dritta, quando espiro, il movimento parte dal bacino, la schiena si curva e io vado indietro. Il mento segue e va al petto, quindi inspiro. Espiro. Ognuno può seguire il suo respiro. L'importante è che il respiro sia sincronizzato al movimento, o meglio, è il movimento che segue il respiro. Quindi quando inspiro il mio petto si allarga perché accoglie l'aria e quindi apro. Quando espiro butto fuori l'aria e quindi chiudo. Non sono le mani a forzare e a farmi andare in posizione, è solo il bacino che guida il movimento. Le mani sono qua perché sono più comode a tenerle qui. Perché farlo qua sarebbe più scomodo.
Ok. Pian pianino ci fermiamo al centro e questa volta andiamo a disegnare dei cerchi. Non importa la direzione in cui iniziamo, tanto poi lo ripetiamo anche dall'altro lato. Quindi scelgo una gamba da cui partire, le mie spalle si girano verso questa gamba. Quando inspiro, stesso movimento di prima, apro, vuoto in avanti, arrivo sull'altra gamba. Quando espiro, curvo e passo indietro. Inspiro, apro. Espiro, chiudo. Anche qui il movimento non viene forzato. Quindi le braccia sono rilassate, così come le spalle. Facciamo 4-5 giri da una parte e poi cambiamo direzione. Sempre inspiro, apro, espiro, chiudo. Inspiro in avanti, espiro indietro. Ultimo giro e pian pianino ci fermiamo al centro. Ok, adesso ci occupiamo dei lati. Quindi le mie mani appoggiano a lato. Iniziamo con il braccio destro. Quindi inspiro, sollevo. Espiro, rilasso, mi inclino da parte, inspiro, mi riallungo, espiro, torno. Quando inspiro per allungarmi, che sono in questa posizione, la spalla che sta sotto, in questo caso la sinistra, rimane rilassata, non me la tengo vicino all'orecchio, quindi avviene giù. Quando inspiro per allungarmi, l'ischio destro spinge bene a terra, devo proprio sentire due forze, una che mi preme a terra, una che mi allunga. Lo ripetiamo a sinistra e poi facciamo qualche movimento senza interromperci. Quindi da qua col sinistro inspiro, espiro, scendo, inspiro, mia, espiro. Torno, ancora destro, inspiro, espiro, mi inclino, inspiro, mi apro, espiro, torno. Ognuno può farlo col proprio ritmo, col proprio respiro. Quando inspiro, se non ho male al collo, posso guardare in alto, altrimenti posso guardare davanti a me, posso guardare per terra. Ultimo giro. Ok, perfetto. Molto bene. Allora, adesso ci portiamo con le gambe distese avanti. Okay. Possiamo prendere i muscoli della coscia e tirarli proprio, diciamo, fuori, in questo modo gli si appoggiano bene a terra. Se
andremo a fare Paschimottanasana, quindi andiamo a fare Dandasana un po' di volte e Paschimottanasana e poi andremo avanti e indietro col nostro respiro. Se sappiamo già che ci daranno fastidio le ginocchia, innanzitutto le ginocchia le possiamo tenere leggermente piegate, oppure possiamo anche addirittura piegare le gambe se ci dà molto fastidio. Se avete una coperta, un cuscino che volete già subito mettere sotto, siete liberissimi di farlo. L'importante è che non sentiamo male. Perché dove andiamo a incontrare il dolore, andiamo a incontrare un trauma fisico. E un trauma fisico non è mai solo fisico. In tutti i traumi c'è qualcosa anche di emotivo. Quindi proteggiamoci, non andiamo in posti dove per noi non è agevole. Quindi, da qua partiamo con Dandasana, appoggio le mani vicino al bacino, quando inspiro raddrizzo bene la schiena, apro il petto, espiro mi rilasso. La facciamo un po' di volte questo, quindi ognuno col proprio respiro, inspiro, apro, espiro. Inspiro, espiro. Quando espiro lascio andare anche i piedi. Quindi quando inspiro ho i piedi a martello e apro bene il petto, spalle basse. Quando espiro lascio andare. Le gambe sono dritte, cerchiamo di tenere la linea del bacino, quindi non troppo aperte ma neanche troppo chiuse. Inspiro, apro, espiro, rilasso. Ancora un paio di volte. Ok, e poi sciogliamo. Se sentiamo il bisogno, possiamo anche tirare su un po' le gambe e scioglierle un pochettino. Ok. Ritorniamo con le gambe distese. Ci mettiamo bene a posto e questa volta andiamo verso Paschimottanasana. Quindi, per entrare in Paschimottanasana, facciamo un bel inspiro e solleviamo le braccia. Espirando, ci sciogliamo e andiamo in avanti. Non è obbligatorio arrivare a toccare le ginocchia o qualsiasi altra cosa. L'importante è che il movimento parta dal bacino, come il nostro movimento di gatto mucca. Quando scendiamo è la stessa cosa. Nell'inspiro, vi ricordate che facevamo questo movimento per aprire e allungare la schiena. Qui è la stessa cosa, ma espiriamo e scendiamo. Quindi da qui possiamo continuare. Inspiro, allungo bene la schiena, espiro, mantengo questa posizione, scendo fin dove arrivo, poi mi lascio andare. E qua respiro, rimango dove sono, respirando. Ad ogni espirazione cerco di rilassare tutti i muscoli, soprattutto quelli delle gambe che sentirete tirare un bel po'. Chi non li sente è fortunato, o fortunata, spero. Però posso proprio sentire come quando c'è una tensione, che ho proprio quel pensiero, non ce la faccio più, devo uscire. Con l'espirazione porto tutta l'energia che ho immagazzinato nei muscoli e gli dico proprio lasciati andare. Quindi può anche darsi che dopo qualche espirazione io riesco anche a scendere un pochettino di più. L'importante è non fare questo, non tirarsi con le braccia, perché vado a forzare tutta la zona lombare.
Inspiro e pian pianino espirando mi riaccompagno su. Ok. Allora, da qua facciamo tre respiri in cui facciamo avanti e indietro. Quindi, da qui inspiro, espiro, scendo. Inspiro qui, allungo bene la schiena, apro il petto, espiro, srotolo, torno su e ricomincio. Inspiro, espiro, scendo, inspiro, apro, espiro, torno. Ultimissimo, inspiro, espiro. Inspiro, apro, espiro, srotolo. Ok, da qua ci rilassiamo un po' le gambe. Se abbiamo bisogno, possiamo sciogliere un po' anche così. Ok, entriamo nel primo gruppo di asana che volevo proporvi oggi. La prima è il tavolino. Allora, oggi saranno tutte posizioni dove staremo molto sull'orizzontale come linea d'azione, quindi non saremo mai in piedi. Questa prima parte è pensata per essere un pochettino più tosta, tra virgolette. Quindi appoggiamo le mani appena dietro al bacino, i piedi, larghezza delle anche, un pochettino più distanti. Quello che vogliamo fare è trovare una posizione dei piedi per cui quando salgo le mie tibie siano perpendicolari a terra. Quindi se sono così non va bene. Se sono così, non va bene. Potrebbe essere che io sia troppo vicina a quei piedi, quindi quando mi sollevo ho le ginocchia oltre le caviglie. Quindi in questo caso devo camminare un pochettino. Ok? Quindi da qua ci prepariamo. Inspiro. Espirando, premo bene a terra. Sollevo il bacino, arrivo in posizione. Posso rimanere qui, se non mi fa male il collo, posso anche lasciare andare il collo. Attenti col collo che poi per tornare è bene chiudere il mento e tornare. Quindi siamo qua, respiriamo. Ed espirando scendiamo, ci prendiamo le ginocchia, inspiro, allungo bene la schiena, espiro, mi rilasso, arrotondo tutta la schiena e mi lascio andare, poi mi appendo alle mie ginocchia. Respiro un attimo qua. E poi pian pianino torno su. Lo ripetiamo ancora una volta. Quindi da qua inspiro ed espiro, premo bene piedi e mani e sono nel mio tavolino. Attivo bene i glutei. Se dopo un paio di respiri avete la tremarella, va bene così. Tanto non abbiamo tazze di tè sulla nostra pancia, siamo tranquilli, non facciamo rovesciare niente. Espiro, torno giù, mi prendo le ginocchia, inspiro ed espiro, mi appendo, rilasso bene tutta la schiena. Rilasso anche il collo.
Ok, e torno. Seconda posizione. Andiamo a fare un po' di addominali. Quindi chi mi seguiva, Lega Gea, se mi segue adesso dirà: che miseria, ce l'ha messa dentro anche questa volta. Facciamo una Vasana. Quindi, dalla stessa posizione in cui siamo arrivati, ci prendiamo sotto le ginocchia e pian pianino ci portiamo in equilibrio sul bacino. Ok, da qui solleviamo le tibie e qua respiriamo. Possiamo rimanere qua cercando di utilizzare il meno possibile le braccia, oppure possiamo mantenere le braccia fuori. L'importante è che io non abbia le spalle qua, ma che siano belle distese. Guardo davanti a me, respiro, sorrido. Penso che bello che l'Elisa mi ha fatto fare una vasana. E espirando, scendo, mi abbraccio le ginocchia, inspiro, allungo bella schiena, bella dritta da qua, come se ci stessero allungando. Espiro, sciolgo. Ancora una volta, mi porto in equilibrio. Inizio la posizione qua, respiro. Se questa posizione dico, ma va là, Elisa, è troppo facile, va bene, allora distendiamo le gambe, altrimenti rimango qua. E pian pianino scendo, inspiro. Espiro, mi rilasso. Ok, allora, prima sequenzina, la rifacciamo, facciamola 2 o 3 volte, così, tanto per. Bisogna tornare un po' bambini per questa sequenza, perché c'è un piccolo passaggino che lascio a ognuno di voi nelle vostre case, nessuno ci vede. Quindi possiamo divertirci, ok? Ve la faccio vedere prima, così sapete a cosa andate incontro. Da qui avremo inspiro, espiro, salgo, inspiro qua, espiro, scendo, inspiro, espiro giù. Mi incurvo e vado a rotolare. Posso rimanere un attimo qua, soprattutto se sono stanco, poi, sempre dandomi la spinta, quindi rotolando come una pallina, torno su e quindi ho ancora inspiro Navasana, espiro, scendo, inspiro qua, espiro, salgo. E quindi la facciamo di seguito 2 o 3 volte. Se non riuscite a tornare su da giù, che siete qua e continuate a provare e non ci arrivate, piuttosto passo dal lato, mi tiro su e arrivo qua. Ok? Non facciamoci male perché ci sforziamo di voler andare così. Quindi ci prepariamo, iniziamo dal tavolino, inspiro. Espiro, premo, salgo, inspiro qua, espiro, scendo, inspiro, espiro, giù, arrotolo bene la schiena, scendo, inspirando, torno su ed espiro, inspiro, Navasana. Espiro, scendo, inspiro, espiro. Ognuno può andare col proprio ritmo, ovviamente. Espiro, inspiro, espiro, rotolo,
Posso tornare subito su e tornare in Navasana. Espiro qua, inspiro, espiro, salgo. Ultima volta. Ok, dopo il tavolino mi fermo. Ok, mi fermo. E vado a mettermi in Balasana, quindi ci riposiamo un attimo in Balasana. Mi siedo sui talloni, ginocchia unite e scendo. Rilasso le spalle, rilasso le braccia, fronte a terra. Se ho problemi a arrivare a terra con la fronte, posso usare le mani o un blocco. Se sono più comodo con le ginocchia aperte, posso andare con le ginocchia aperte, a vostra discrezione. E ritorniamo al respiro. Lo ascoltiamo, ascoltiamo come si muove nel nostro corpo. Lasciamo che sia il respiro a rilassare ogni singolo muscolo, ogni singola cellula del nostro corpo. E poi pian pianino torniamo su. Ok. Spero che stia andando tutto bene, che non siate già spezzati in due. Ok, allora passiamo alla seconda fase, al secondo gruppo di posizioni. La prima l'abbiamo appena fatta, quindi sarà Balasana. La seconda sarà la sfinge. Utilizzeremo questa posizione come posizione di partenza e di fine, ma la vediamo poi quando facciamo le transizioni da una posizione all'altra. Quindi per adesso ci portiamo in quadrupedia e da qua pian pianino attivo l'addome, il mio coccige leggermente tra le gambe e pian pianino vado a terra. In modo da coricarmi. Quello che facciamo adesso è ripetere la sfinge un po' di volte. Qualche accortezza. Ve la faccio vedere prima, così vi posso dire tutti i dettagli e poi andiamo a ripeterla. Da qui avrò le mani sotto le mie spalle, gomiti chiusi, è come se dovessi fare un piccolo cobra. Quindi da qua, quando espiro, la mia codina come prima andrà tra le gambe. Vedete che il mio ventre si attiva e quindi si solleva un pochettino. Da qua, inspirando, andrò a srotolare la schiena, le mie spalle ruotano indietro. Da qui vado a far scivolare la mano e l'avambraccio e li metto in posizione. Quando sarò qui, quindi teoricamente, ok, il gomito dovrebbe essere sotto la spalla, più o meno. Se ho difficoltà posso tenerlo anche un pochettino più avanti. In questo modo distacco meno il busto dal tappetino.
L'importante è che nel fare tutto questo passaggio, la mia codina è in dentro e il mio ventre è attivo. Poi quando arrivo qua, posso rilasciare tutto, o quasi. Se sentite male, invece, non va bene. Non è detto che stiate sbagliando la posizione, potrebbe anche essere che il vostro tratto lombare non è così abituato a questo movimento e quindi magari è meno flessibile, quindi ha bisogno di più tempo. Quindi in questo caso, quando arriviamo qui, rimaniamo con i glutei e l'addome attivo e rimaniamo qua. In questo modo proteggiamo tutta la schiena, in particolare la zona lombare. Vedete che è meno curva rispetto a questo. Qui sono attiva, qui ho rilassato. Quindi se sono attiva sto proteggendo di più la mia schiena. Quindi da qui a terra dove siamo noi, ci prepariamo con le mani sotto le spalle. Inspiro, espirando, codina tra le gambe, inspirando, srotolo e appoggio bene avambraccio e mano davanti a me. Guardo di fronte a me, proprio come se fossi una vera sfinge. Sono in Egitto, ok? Sono nel deserto e sto guardando davanti a me. E qua respiro, cerco di sentire la posizione. Le spalle si rilassano, non ce le ho qua, sono ben lontane dalle orecchie. Con l'ispirazione il mio petto si espande, magari anche di poco, magari non la sento tutta questa espansione, però c'è. E quando espiro, rilasso. E poi inspiro, espirando, pian pianino riporto le mani sotto le spalle e scendo. Da qui posso portare le mani in avanti, appoggiare la fronte e rilassarmi. Quindi ci prendiamo un attimo di pausa tra una ripetizione e l'altra. E poi pian pianino riporto le mani sotto le spalle. Se c'è qualcuno che preferisce al posto della sfinge fare il mini cobra, quindi questo, oppure direttamente il cobra completo, siete liberi di farlo. Cercate di non forzare le posizioni, l'unica cosa è questa. E di rilassarvi intanto che siete lì, perché ci stiamo qualche respiro. Quindi portiamo le mani sotto le spalle, inspiro, espiro, codina tra le gambe, inspiro, srotolo e appoggio gli avambracci. Guardo di fronte a me, faccio la sfinge sorridente e dico: wow, sono in Egitto, sono una sfinge! Oppure no, fate come volete, ragazzi. E anche qui è un'occasione per ascoltare il proprio respiro, quindi sentire le sensazioni che il nostro respiro ci porta in questa posizione. Dove sta andando il mio respiro? Che cosa sento in ogni parte del mio corpo? E poi, espirando, pian pianino, appoggio le mani e scendo.
Le riporto avanti e mi rilasso. Pian pianino torno con le mani sotto le spalle, punto i piedi, espiro, attivo bene la codina che va tra le gambe, attivo l'addome, mi spingo e torno seduta. Ok, allora, piccola sequenzina che ripetiamo anche qui 2 o 3 volte. Ve la faccio vedere prima, con anche una variante. Allora, facciamo prima quella semplice. Abbiamo inspiro, espiro, scendo. Inspiro qua, espiro, mi porto in quadrupedia, codina tra le gambe, attivo l'addome, scendo. Inspiro, spinge. Posso stare qui magari un respiro, se non me la sento subito di tornare indietro. Il ritorno è inspiro, espiro, attivo, passo dalla quadrupedia, torno in balasana, inspiro qua, espiro, mi sciolgo, mi srotolo e arrivo qua. E quindi ho fatto avanti e indietro. Per chi si sente un pochettino più sicuro, si può scivolare un pochettino di più in posizione e quindi abbiamo un inspiro, espiro, inspiro, espiro, scusate, inspiro, espiro, inspiro qua, espiro. Quindi c'è solo il passaggio, questo da Balasana, mi porto qua, anche qua, codina tra le gambe e vado subito qua e vado in spinge. Qui gli avambracci scivolano un po' e vanno un pochettino più avanti. Tutto qua. Possiamo anche mischiare i due, l'importante è che quando decido di fare un movimento, decido quello e faccio quello. Se poi voglio cambiare la volta dopo, posso comunque provarlo, ok? Quindi io ne faccio uno prima passando dalla quadrupedia e poi faccio gli altri due scivolando, così se qualcuno vuole per imitazione provare a farlo è più semplice, ok? Quindi partiamo da qua, ci centriamo un attimo. E poi partiamo, quindi inspiro, espiro, scendo. Inspiro qua, espiro, quadrupedia, attivo, scendo. Inspiro, srotolo, appoggio e sono in spinge. Facciamo un paio di respiri qua. E poi inspiro, espiro, punto, torno in quadrupedia, mi siedo. Inspiro qua, espiro, srotolo e torno. Adesso io lo farò scivolando, voi se volete farlo bene, se siete più comodi o più a vostro agio con la quadrupedia, continuate con la quadrupedia. Andate pure al vostro ritmo, se avete bisogno di stare più respiri in una posizione, sentitevi liberi di seguire ciò che vi dice il vostro respiro e il vostro corpo, ok? Quindi, inspiro, espiro, scendo. Inspiro qua, espiro, scendo, inspiro.
Sto a qualche respiro. Inspiro, espiro, torno in Balasana, inspiro qua, espiro, trotolo, e inspiro, continuo, espiro, inspiro, espiro, giù, inspiro, spingo. Espiro giù, torno in Balasana, inspiro qua ed espiro, sciolgo, inspiro, espiro, mani in angeli, mudra al petto, ascolto un attimo il mio corpo, anche qua codina tra le gambe. E pian pianino possiamo portarci seduti. Ci prendiamo le ginocchia, o comunque ci aiutiamo per scendere a terra. Quindi inspiro, espiro, srotolo la schiena. La prima cosa che facciamo è portare le ginocchia al petto. Stiamo qui qualche respiro. E poi pian pianino manteniamo la gamba sinistra, la gamba destra la lasciamo distendere. La mia mano destra prende all'esterno il ginocchio sinistro, il mio braccio sinistro si può distendere a lato a livello della spalla. Inspiro qua, espirando, accompagno il ginocchio verso il lato opposto. Il mio sguardo può essere verso il soffitto, soprattutto se ho dei dolori al collo, altrimenti posso guardare verso sinistra. Pian pianino torno, riporto entrambe le gambe al petto. Questa volta tengo la destra e lascio che la sinistra si distenda. È la mano sinistra a prendere il ginocchio destro, il braccio destro si distende. Inspiro ed espirando accompagno il ginocchio destro sul fianco sinistro. Lo sguardo può essere sempre o verso il soffitto o verso la mia mano destra. Pian pianino torno al centro, riprendo entrambe le ginocchia, inspiro qua, posso portare la fronte alle ginocchia un attimo, espiro, torno a terra,
e mi preparo per Shavasana, quindi se ho bisogno di coprirmi, mettermi una copertina, questo è il momento di farlo. Quindi siamo in Shavasana, le gambe sono leggermente divaricate, i piedi ricadono verso l'esterno, le spalle ruotate, ben basse, le braccia sono lungo i fianchi col palmo rivolto verso l'alto. Chiudo gli occhi. Mi lascio condurre dal respiro. E lascio che sia proprio il respiro a portarmi tutte le sensazioni del mio corpo. Le porta alla mia attenzione. E io osservo come sta ogni parte del mio corpo. Con ogni ispirazione porto dentro l'energia, porto dentro l'ossigeno, il prana. Con ogni espirazione lascio che questa energia venga diffusa a tutto il corpo, ad ogni cellula. Con ogni espirazione lascio andare. Lascio andare pensieri, lascio andare ogni tensione che potrebbe esserci nel mio corpo. Quindi se sento che ho una parte che non riesce a rilassarsi, con ogni espirazione gli dico lasciati andare, rilassati, nutriti di questa energia, lascia andare tutto il resto. E intanto che continuate a rilassarvi, vorrei leggervi un estratto di Thich Nhat Hanh dal libro La pace è ogni passo. Voi continuate pure a seguire il vostro respiro, a rilassarvi.
Il titolo di questo mini racconto che è in questo libro si chiama Come una foglia abbiamo molti piccioli. Un giorno d'autunno mi trovavo in un parco, assorto nella contemplazione di una bella fogliolina a forma di cuore. Era rossiccia, quasi sul punto di staccarsi dal ramo. Rimasi a lungo in sua compagnia, rivolgendole molte domande. Scoprii che quella foglia aveva fatto da madre all'albero. Di solito pensiamo che l'albero sia la madre delle foglie, ma guardandola capii che anche la foglia è madre dell'albero. La linfa che proviene dal terreno è solo acqua e minerali e non basta a nutrire l'albero. Perciò l'albero la distribuisce alle foglie, che trasformano la linfa grezza in linfa raffinata e con l'aiuto del sole e dell'aria la restituiscono all'albero. Ecco perciò che le foglie sono madri dell'albero. Finché la foglia è legata all'albero dal picciolo, la comunicazione fra i due è evidente. Anche noi siamo uniti alla madre terra da una quantità di piccioli. Questo è certo. Se ancora non lo vedete, vi prego, guardate meglio. Sono sicuro che ci riuscirete. Ho chiesto alla foglia se aveva paura dell'autunno, di veder cadere le sue compagne. E la risposta è stata no. Per tutta la primavera e l'estate ho vissuto pienamente. Ho fatto del mio meglio per nutrire l'albero e adesso una gran parte di me è lì. Questa forma non mi racchiude interamente, io sono anche l'albero e una volta tornata alla terra continuerò a nutrirlo. Perciò non mi preoccupo. Quando lascerò questo ramo, volteggiando nell'aria, lo saluterò e gli dirò: Arrivederci, a presto. Quel giorno soffiava il vento. Dopo un po' vidi la foglia abbandonare il ramo e lasciarsi cadere a terra in una danza gioiosa, perché cadendo già si vedeva nell'albero. Era davvero felice. Chinai il capo in segno di rispetto, perché sapevo di aver molto da imparare da lei. Continuando a respirare, pian pianino possiamo ricominciare a muoverci, quindi a muovere le dita delle mani, le dita dei piedi. Abbiamo bisogno di stiracchiarci, di piegare le gambe, possiamo farlo. Risvegliamoci nella maniera più naturale. Quella che ci detta il nostro corpo. E poi pian pianino possiamo voltarci su un lato, quello che preferite, quello che sentite che in questo momento è giusto per voi. Stiamo qui ancora un attimino, ci facciamo un'ultima coccola, un ultimo respiro profondo di rilassamento. E poi pian pianino possiamo aiutarci e tornare seduti in posizione semplice. Rimaniamo ancora un attimo con gli occhi chiusi. Portiamo le mani al petto.
E chiudiamo la lezione così com'è iniziata con un om. Quindi inspiro. E pian pianino possiamo riaprire gli occhi, tornare al mondo esterno e salutarci. Namaste, grazie mille a tutti, grazie mille a Roby e a Yoga Gea. Spero che stiate bene tutti, che vi siate divertiti con questa pratica. E data l'ora. O buon proseguimento con Mirko, che so che c'è dopo, o altrimenti buona pappa a tutti. Ciao ciao!